Ed eccoci tornati in diretta. In questo momento abbiamo la possibilità di poter parlare, anzi io lo ringrazio, con Don Vincenzo Identi. Possiamo, eccolo qui, lo vediamo in collegamento. Buongiorno Don Vincenzo. Buongiorno anche a voi. Che è il parroco della Chiesa Sacra Famiglia a Foggia, una chiesa che sta vivendo in questi giorni un momento importante di riflessione perché avrà la possibilità di avere le reliquie di Don Pino Puglisi. Ad inizio di puntata lo abbiamo ricordato, siamo a 30 anni dalla morte di Don Puglisi che è stato ucciso il 15 settembre 1993 da mano mafiosa mentre era di ritorno a casa. E allora Don Vincenzo, io le faccio subito questa domanda: cosa significa in una provincia come la nostra, che è caratterizzata ancora da moltissimi episodi di criminalità, la presenza delle reliquie di Padre Pino Puglisi, che Mattarella definisce un eroe civile, ma che poi, ecco, in maniera ancora più dolce, Papa Francesco ha chiamato buon pastore? La figura di Don Pino Puglisi ovviamente resta ancora punto di riferimento sia per la realtà ecclesiale come anche per la realtà civile. Nel nostro territorio penso che questa figura abbia da dire tanto, ma soprattutto abbia da indicare tanto, perché ci possa essere un riscatto dal punto di vista sociale. A conoscenza di tutti che nella capitanata Foggia, come anche il Gargano, c'è questa realtà malavitosa, mafia oppure illegalità, per cui questa figura ancora una volta ci scuote, ci mette in crisi e ci indica anche percorsi per venirne fuori. Per cui la figura di Don Puglisi è la figura di un profeta che va al di là del tempo, al di là di quelli che possono essere le circostanze, resta ancora oggi un faro per dire a tutti noi non solo che ce la possiamo fare, ma che dobbiamo di nuovo riappropriarci di quei valori, ma anche di quel territorio che per tanto tempo abbiamo tirato i remi in barca e non ci siamo impegnati a costruire la città dell'uomo. Più volte Papa Francesco, Don Vincenzo, ha esortato ad essere operatori di pace, ma una pace anche di carattere artigianale, potremmo dire, che nasce dal contatto quotidiano con i parrocchiani, con i familiari, con i colleghi di lavoro. Dunque, una pace che va costruita dal basso, potremmo sintetizzare in questo modo. E allora, quello che vorrei chiederti, a partire dall'esempio di Don Pino Puglisi, ma anche da quello di Padre Pio, che ovviamente in questi giorni è al centro un po' dell'attenzione, della riflessione in vista della sua festa liturgica. Come possiamo costruire la pace? Quali sono anche gli spunti che vengono dalla vita di Don Pino Puglisi che ci possono aiutare a costruire la pace partendo dal basso? Allora, la pace è innanzitutto un dono che viene dall'alto e pertanto va invocato, va chiesto, ma poi è impegno da parte di ciascuno di noi, in modo particolare del credente, perché noi siamo chiamati, come ci ricorda il Vangelo, ad essere luce del mondo, sale della terra. Pertanto, allora, la figura di Don Puglisi resta davvero nel concreto quella chance per dare al nostro territorio, alla nostra vita quotidiana, quelle sinergie utili per poter operare davvero ed essere costruttori di pace, come diceva anche Don Tonino Bello. Perché è vero, come dicevi tu, la pace bisogna costruirla dal basso, ma bisogna crederci, cioè bisogna credere nell'uomo, bisogna credere che noi ce la possiamo fare, ce la dobbiamo smettere di lamentarci solamente. Bisogna che ci rimbocchiamo le maniche e ognuno faccia bene la sua parte. Quando nei nostri paesi una volta si faceva e si metteva in evidenza, no? Il palco perché poi l'orchestra potesse suonare. All'inizio, quando il maestro dava un segnale, si accordavano gli strumenti, ma poi quando iniziava il concerto era bellissimo sentire tutti quegli strumenti
che suonavano in armonia. Ecco, noi dobbiamo costruire così la pace, che, ripeto, è un dono, ma è anche impegno da costruire ogni giorno, con il vicino di casa, nel condominio, sul posto di lavoro, per strada. Bisogna che noi siamo questi profeti in un tempo che cambia, di un Vangelo che ancora è attuale. Questo mi pare sia significativo ancora una volta. E non è un caso che Papa Francesco proprio a Palermo abbia voluto, prendendo esempio da Don Pino, dire che bisogna rischiare pericolo vero nella vita e non rischiare vivacchiare tra comodità, mezzucci e scorciatoie. Dunque credo che questa frase calzi proprio a pennello con il ragionamento che hai appena sviluppato, Don Vincenzo, che io vorrei anche estendere alla dimensione educativa, perché questo è anche un altro anno importante. Ricordiamo i 100 anni della nascita di un altro grande uomo, Don Milani, che in qualche maniera ha fatto della missione educativa, così come Don Pino Puglisi in Sicilia e Don Milani a Barbiana, hanno fatto proprio dell'educazione delle nuove generazioni una ragione di vita. Ora, noi sappiamo che le parrocchie sono le prime frontiere tante volte di anche mancanza di educazione in famiglia, sono quelle che si sobbarcano i bisogni educativi della scuola, della famiglia, perché tante volte lo Stato e la famiglia non riescono a prendersi carico di situazioni particolari. E allora vorrei chiederti, vista anche i 60 anni di esperienza della parrocchia della Sacra Famiglia a Foggia, dunque non un'esperienza di primo pelo, potremmo definirla così, ma ben consolidata nel territorio, quali sono eventuali strategie che bisogna utilizzare anche per andare in punta di piedi nei confronti delle persone che vivono un disagio sociale? Vorrei riagganciarmi a questo che tu dicevi, dicendo che essere profeti vuol dire essere persone scomode, cioè persone che vanno controcorrente, che non si adeguano, e questo è stato sia Don Pino Puglisi ma anche Don Milani. Oggi è un'emergenza educativa che urla alle nostre orecchie, perché per fare educazione è necessario fare rete. Oggi la scuola, la comunità cristiana, la famiglia camminano per conto proprio e ognuno fa e sperimenta la fatica ma anche i fallimenti. Allora, se ci mettiamo insieme, perché ci stanno a cuore i soggetti dell'educazione, che sono i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, dobbiamo creare rete, ognuno per la sua specifica competenza, perché se si crea questa sinergia, se si crea questo ponte, allora si può davvero sperare in una società e in un futuro e in una Chiesa anche diversa. Noi la dobbiamo smettere di delegare gli altri, ci dobbiamo mettere in discussione e in prima persona operare queste conversioni o questi cambiamenti. Allora Don Milani, con il suo motto I care, cioè anche noi dovremmo gridarlo questo e dire: a me sta a cuore questo, non posso vivere il cristianesimo da salotto, né posso vivere il mio essere sociale in una maniera di lamentele. Noi abbiamo qui a Foggia fra poco le elezioni comunali. Ecco, quante volte ci siamo sentiti dire: la prossima volta che ci saranno le votazioni farò. Ma veramente faremo come poi abbiamo detto, oppure ci continueremo ad adeguare al sistema, al clientelismo, eccetera? Allora è chiaro che Papa Francesco ha ragione, oppure, come dice anche Paolo Borsellino, no? La puzza di questa realtà che ancora non è aria pulita. Ecco, io penso che dobbiamo tutti rimetterci in una gareggiata, ma anche in una realtà di fiducia l'uno nell'altro, e di poter non puntare il dito ma tendere la mano e dire: vieni anche tu, dammi una mano, perché nessuno ha la soluzione per tutto. Noi siamo sempre dei viandanti, certo, e dobbiamo essere sempre amici di tutti. D'altra parte, la parola cattolico significa proprio questo: amico di tutti.
Ecco, Don Vincenzo, io mi ricollego proprio a questo discorso perché ieri anche Papa Francesco nell'udienza generale e la scorsa udienza ha tenuto molto a precisare l'importanza dello zelo del credente. E quindi in questo percorso di evangelizzazione che voi come parrocchia vivete ogni giorno, ecco, ogni giorno vi sporcate le mani, se posso usare il termine di Papa Francesco, che ruolo hanno i catechisti e i missionari in questo percorso? Purtroppo anche nelle nostre comunità si sente un po' la stanchezza, l'amarezza, la delusione ed è difficile a volte venirne fuori. Io sono anche responsabile dell'ufficio catechistico della diocesi. Si fa fatica perché a volte si entra in quei luoghi comuni. Ecco, Don Tonino Bello diceva: noi non siamo persone che devono vivere da rassegnati. Noi siamo persone che dobbiamo vivere da protagonisti. Allora noi dobbiamo, ecco, avere quell'ottimismo che oggi ci manca e anche quella voglia di rialzarci, perché questo è ciò che manca ed è questo dove nelle comunità si fa fatica a mettere in piedi. E quindi i catechisti, che sono chiamati a un'opera educativa abbastanza importante, a volte provano queste difficoltà. Vuoi anche perché la famiglia non collabora come dovrebbe, vuoi perché anche la cultura che viviamo, respiriamo, o la scuola che fanno fatica a trasmettere valori, poi ci accorgiamo che non c'è niente. Ecco, io penso che bisogna essere come questi personaggi che voi avete citato, Don Milani, Don Pino Puglisi, eccetera. Bisogna essere non profeti di sventura, ma bisogna essere profeti di ottimismo. Sì, si cade, ci rialziamo, non ci siamo riusciti oggi, ce la faremo domani. Ecco, entrare in questa realtà. Allora, Don Vincenzo, noi ti ringraziamo e ti salutiamo per essere stato con noi. Auguri alla tua comunità per queste nozze. 60 anni sono nozze di diamante, presumo. Sì. Ecco, ok, quindi importante questi 60 anni di anche presenza forte sul territorio della Chiesa della Sacra Famiglia di Foggia. E vorrei provare anche a restituire il sorriso che, come dice Monsignor Lorefice, l'arcivescovo di Palermo, è stata l'arma con cui Padre Pino Puglisi ha affrontato i suoi killer, tra l'altro chiedendosi: ma come hai fatto? E allora anche noi dobbiamo sorridere e provare in qualche maniera a cambiare le sorti delle nostre città, delle nostre comunità. Grazie, grazie Don Vincenzo. Grazie. Grazie anche a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie, grazie Don Vincenzo Identi. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.